È un boccone amaro da mandar giù per un volenteroso Pineto il pareggio che matura al termine dei 94 minuti contro la neopromossa San Giustese. La squadra di Amaolo crea una gran mole di gioco senza riuscire però a concretizzarla e si ritrova a dover inseguire, e nel finale sono vibranti le proteste locali per un calcio di rigore che i padroni di casa chiedono a gran voce. Ma andiamo con ordine. Amaolo tiene in panchina Esposito, arretra Mariani sulla mediana e inserisce Bisegna sulla tre quarti dal primo minuto. Senigalliesi sceglie Prosmas e Perfetti in mediana, mentre Laringe, Camillucci e Chedira supportano l'ex di giornata Antenucci. Pronti via e subito un episodio da moviola in area marchigiana, con Pepe che va a terra e i locali che chiedono il penalty, ma il direttore di gara Gioviani di Termoli fa proseguire. I biancazzurri subito incisivi nei primi minuti sfiorano il vantaggio al decimo con un lampo di Pezzotti che dalla sinistra calcia direttamente in porta, chiamando Chiodini alla respinta. Tre minuti più tardi ancora Pezzotti, questa volta mette al centro per Bisegna che però viene anticipato. Ma l'occasione più ghiotta per passare in vantaggio è quella che capita sui piedi di Gragnoli al 14esimo, abile ad intercettare la corta respinta di Chiodini su Bisegna con la sfera che però sfiora il palo e termina sul fondo. Il Pineto fa la partita, la San Giustese è più attendista. Al 35esimo Bisegna conquista un buon calcio di punizione e lascia la battuta al compagno di squadra Pezzotti che spedisce poco oltre la traversa. La San Giustese lotta a centrocampo ma non riesce a portare grossi pericoli alla porta di Giachetta. Al 39esimo Perfetti si inserisce e fa partire un diagonale che potrebbe diventare un cross per Antenucci, ma il centravanti non se ne avvede e la sfera scivola sul fondo. Il primo tempo termina così sul parziale di 0-0. Al 17esimo della ripresa l'episodio che sblocca la partita in favore degli ospiti. Laringe si inserisce in area e subisce il fallo di Della Quercia. Per il direttore di gara è calcio di rigore che Camillucci non sbaglia, superando Giachetta per l'1-0 in favore degli ospiti. Nell'occasione viene ammonito Pomante per proteste. Sul capovolgimento di fronte il neo entrato Battista fa partire però un tiro cross che viene intercettato con un braccio da Prosmens, intervento che l'arbitro giudica questa volta involontario, scatenando le vibranti proteste locali. Al 24esimo la San Giustese approfitta del momento di sbandamento e prova a mettere in difficoltà il Pineto con Chedira, ma Giachetta si fa trovare pronto. È solo un lampo però, perché la formazione di casa riprende ben presto le redini della partita e continua a spingere in avanti alla ricerca del pari. Un Battista, inseritosi benissimo sulla destra, alla mezz'ora piazza un cross sul palo opposto per la testa di Gragnoli, ma la sfera termina alta. Su un'azione fotocopia, un minuto più tardi però, arriva il meritato pareggio locale. Raccogliere il traversone di Battista questa volta è Bisegna, che in tuffo anticipa tutti e fa 1-1. Ora il Pineto vuole l'intera posta e spinge sull'acceleratore. Al 35esimo però Battista in corsa non riesce a centrare lo specchio, mentre tre minuti più tardi sul suo traversone nessuno riesce a trovare la deviazione vincente. L'ultima occasione è per Zane, che dalla distanza costringe Chiodini a rifugiarsi in corner. Nonostante la gran mole di gioco, il Pineto non riesce così ad andare oltre l'1-1 con una San Giustese parsa meno brillante rispetto alle uscite precedenti. A fine gara è polemica sull'operato della terna, con il direttore del Pineto Gianmarino che si sfoga per un arbitraggio giudicato non all'altezza. Squadra di grande fisicità, di grande forza, di grande muscolarità, oltre a delle qualità tecniche evidenti. Una squadra che ha dimostrato anche di avere personalità e che ci ha messo in difficoltà per quasi tutti i 90 minuti. Noi dovevamo arginare l'emorragia che si era aperta dalle ultime due sconfitte, quindi siamo stati meno equilibrati, meno sicuri nel palleggio, che di solito facciamo bene, ma oggi era importante in certi periodi del campionato, in questo tipo di campionato è importantissimo comunque cercare di portare a casa qualcosa per ridare un po' di fiducia all'ambiente, ai ragazzi, e quindi prendiamo in modo positivo il risultato. La prestazione dal punto di vista qualitativo non certo di quelle che noi abbiamo fatto in tante partite, però dal punto di vista agonistico, nervoso, direi che abbiamo fatto molto bene, perché questa fisicamente, muscolarmente è una squadra da un'altra categoria. Roberto Gianmarino, ne viene fuori un pareggio contro la San Giustese, però la sensazione è che questo Pineto possa fare sempre qualcosina in più. Il Pineto ha fatto qualcosina in più, il problema è che noi non possiamo combattere contro ogni domenica un arbitro, un giovane che viene a Pineto o che viene a Iesi, che ci dà un rigore clamoroso, che non ci dà due rigori a favore, uno al terzo minuto su Pepe, clamoroso.
si sono messi a ridere alla tribuna, cioè ci hanno dato un rigore discutibilissimo alla San Giustese, dopo due minuti un rigore a nostro favore, un doppio fallo di mani se non ho visto male, il guardialine è posizionato bene, domenica scorsa Iesi il guardialine ci dà il rigore e l'arbitro torna indietro nella sua decisione, oggi un guardialine che non segnala all'arbitro che era calcio di rigore. Oggi la San Giustese, senza nulla togliere a loro, per l'amor di Dio, società seria, li ringraziamo perché si sono presentati in maniera educata e noi li abbiamo risposti in maniera educata, oggi la San Giustese non ha fatto un tiro in porta.